questo programma rasenta la perfezione fino a questo punto, ma siccome quelli perfetti sono antipatici, è arrivato il momento di pasticciare un po'. Che bella presentazione, eh? Grande uomo, benvenuto. Buongiorno, uomo. Buongiorno. Guarda, perfezione, mi viene subito in mente una cosa. Vai. Non esiste il sellino perfetto. Vero? Non esiste il sellino perfetto. Secondo me nell'antica Roma non ce l'avevano. No, esiste il sellino dalle ultime. Più adatto a una singola persona. Sì, tieni presente che il problema della sella è un grandissimo problema. Ad esempio dicono che chi va in bicicletta usa sedili di plastica, un ciclista usa una sella di cuoio, un uomo. E ti voglio leggere questo, ti sorprendo. Vai. Un attimo. Va di musica. No, crea musica. Un po' di tensione, ragazzi, certo. Bella. Lascia perdere la chimera del sellino perfetto. Il nostro è un mondo imperfetto, misto di gioie e dolori. Speriamo in un al di là, dove si trovino sellini di bicicletta fatti di arcobaleni e imbottiti di nuvole. In questo mondo la cosa migliore è riuscire ad abituarsi a qualcosa di duro. Jerome and Jerome. Bellissimo. Bello. Bellissimo. Voglio iniziare così il nostro programma. Mi sembra una bella metafora della vita. Sì, sì, rimango sempre molto colpito dalle selle. Ci sono alcune selle in carbonio, cioè sono dure come... Sì, quella è un po' la follia del ciclista. Ma dure per essere più leggere, per no? Essere più leggere. Dopodiché i ciclisti professionisti quelle selle non le usano soltanto i dilettanti esasperati che vogliono una bicicletta leggerissima. Tecnicamente... Ieri ho visto la bicicletta che ha usato Tom Bonen alle Olimpiadi. Era una bellissima bicicletta, fantastica, con il manubrio praticamente attaccato al mozzo della ruota anteriore, talmente era basso, e la sella altissima, poi un telaio molto molto lungo, per cui è molto lungo di busto e corto di gambe, e la sella sembrava una poltrona Frau. Sì, sì, perché così. Io volevo partire... Un professionista sta 6 ore al giorno in sella, una sella di carbonio, non la vuole. Dovrà essere, ti spappola la prostata quella roba. Allora, volevo partire da un punto, ma arriviamo a un altro punto, perché tanto è la fine che spiega l'inizio. Allora parto dalla fine. Molti anni fa, ma un centinaio di anni fa, c'erano delle gare di resistenza che si chiamavano 6 giorni. Vi ricordate la nostra 6 giorni? Andavo a vederla, 6 giorni. La nostra 6 giorni. A Vigorelli, al Palazzone. La nostra 6 giorni non è nulla rispetto alle prime 6 giorni. Siamo alla fine dell'Ottocento, 1879. I ciclisti dovevano pedalare 6 giorni di fila consecutivi. E mangiavano quello che potevano, dormivano mediamente 10, cioè scendevano dalla sella 10 ore in 6 giorni mediamente. Tieni presente che anzi forse anche meno, perché poi chi vince deve... Beh, come la Race Cross America, no? Benissimo. Chi riesce a non dormire arriva. Ma il problema di queste persone è che non esistevano ancora determinate selle, quindi stavano addirittura su dei pezzi di legno. Le prime selle erano di legno. Tu immagina il dolore di queste persone. E c'erano tanti di quegli scommettitori, perché le scommesse venivano fatte intorno al mondo della bicicletta, soprattutto intorno a queste 6 giorni. Addirittura al Madison Square Garden di New York, parliamo degli anni 20, arrivava di tutto. Arrivava il grande industriale, l'attrice, il cantante, il gangster, tutti perché volevano vedere questi ciclisti. Alcuni ci rimanevano secchi, secchi proprio. A un certo punto New York ha detto: vieto le corse di 24 ore, solo 12 ore, uomo. Ma la bicicletta è questa, il dolore inevitabile, la sofferenza facoltativa. Questo è il disco nuovo di Neil Young. Questo è un fuorilegge del West, uomo. Questo si chiama Neil Young, come Aldo Rock. First time I heard...
Twisted Road con Neil Young, un piccolo assaggio di questa canzone del grande cantante canadese. Questa è Radio DJ, DJ Cam Italia fino a mezzogiorno. Siamo con Aldo Rocchi. Oggi è venuto deciso a parlare di biciclette. Sì, bicicletta perché in settimana. Perché fa freddo ed è il momento perché ideale per andare in bicicletta. È stagione, uno dice oggi nevica, cosa faccio di bello? Ma un bel giro in bici. No, ragazzi, ma capisci, quando la vera tempra, la volontà, lo spirito, la forza, tu l'acquisisci nei momenti difficili, cioè è facile andare sono bravo, in bici. Sì, cioè, sì. Sono tutti bravi ad andare ad aprile. Capito? Noi siamo qui, noi siamo tutti qua, ma in questo momento c'è qualcuno che si sta allenando e quando lo incontriamo cosa fa? Ci batte, sì. Perché noi siamo qua. Quindi, se tu stamattina alle 8, mentre venivo qui, ho visto un matto con la bicicletta tutto bardato che partiva. C'erano 2 gradi, non è che lo abbia invidiato molto. Però quando tempo ti stesso, incontrerati. Sì. Saluto anche i ciclisti romani che con i loro, non so, 8 gradi vanno bardati che tu non ne hai neanche un'idea. Ne ho visto uno che aveva degli occhiali da saldatore, non so cosa aveva. Cioè, si coprono completamente. Perché non sono abituati a quelle latitudini. Guarda, la sofferenza, le difficoltà nella vita rafforzano la mente, il lavoro rafforza il corpo. Quindi ricordate, non vi preoccupate, come ho detto prima, il dolore è inevitabile, ma sulla sofferenza tu la puoi mettere da una parte. No, non c'è dolore, uomo, non fa male, capisci? Così come non ha fatto male, ma ha fatto un grande bene il personaggio di cui vi voglio parlare adesso. Chi è, uomo? Chi è? È uno svizzero che si chiama Hans Reinhold. Vi dice qualcosa? Zero. Hans Reinhold. Eppure questo uomo ha cambiato la vita di tantissimi ciclisti, ma forse non solo i ciclisti, perché le sue invenzioni hanno modificato e hanno aiutato l'industria della motocicletta, l'industria dell'automobile. È stato veramente un filantropo. Lui nel 1879-80 compra un catenificio, è svizzero e si trasferisce a Manchester, inventa la catena a rulli. Sai, cioè la catena della bicicletta, la catena che ancora adesso usiamo. Inventa la catena. Sì, perché prima, non so se vi ricordate, il velocipede. Cioè, certo, era attaccato. Sono vecchio, ma non c'ero ai tempi no, del velocipede. No, ho capito, però presente, per far capire, è tipo un triciclo grande. Sì, sì, e certo, solo attaccato. Così potevano raggiungere. Chiaro. Lui cosa ha detto? Io metto una ghiera davanti e una ruota libera dietro e do un'efficienza al tuo sforzo fisico incredibile, soprattutto perché i muscoli più grossi dove sono? Dove hai tu il muscolo più grosso? Nella coscia, e quindi tutto veniva usato a manovella prima della catena a bicicletta, cioè tutti gli sforzi con le mani. C'erano dei sommergibili nell'Ottocento che avevano gli americani. Beh, il grinder delle barche a vela, no? Sì, tutto a mano, capisci? Lui ha detto no, il muscolo più forte, e così è diventato un mezzo efficiente. Tieni presente che quando venivano fatte delle gare in pista, prima dell'invenzione della motocicletta e dell'automobile, la bicicletta era il veicolo più veloce sulla Terra. Sì, non esistevano veicoli più veloci. Perché non c'era ancora il motore a scoppio. Non c'era ancora il motore a scoppio, però, quindi era più veloce. Oh, ok. È curioso pensarlo. Sì, sono passati quanti anni sono passati? Più del cavallo, il cavallo. Certo, in pista il ciclista raggiunge una velocità superiore del cavallo. Più del cavallo. Certo, più del cavallo. Riesce a raggiungere i 50 km all'ora tranquillamente. Se tenere, vai con Linus, tu vai a 40, lui va a 50, aspettami, se ne fotte e va. 132 anni e lui è ancora, cioè la sua invenzione è ancora lì. Guarda, le biciclette hanno ancora quel sistema lì. Hanno, cioè non è cambiato niente, è rimasto lì. Benissimo, ma lui non era soltanto un uomo, un inventore, era un uomo filantropo. Aveva i suoi operai un po' denutriti, ha fatto la prima mensa, ok? Ha ridotto le ore da 52 a 48 ore negli anni 30. Ha fatto in modo che ci fossero le union, i sindacati, ok? E per lui la cosa più importante non era il profitto, per lui la cosa più importante è fare bene i lavori. Secondo me aveva un cuore da leone.
No? Secondo te non aveva un cuore? Sì, no. Secondo me era un personaggio da altri tempi, come qualcuno ancora c'è, ma sono molto pochi. Tutto questo perché la canzone che stiamo per ascoltare è cantata da questo gruppo inglese di cui Aldo è innamorato, e non soltanto Aldo. Ma la morte ha paura di lui, perché lui ha il cuore di un leone. Proverbio arabo. Si chiama questa canzone, loro sono Mumford & Sons. Nel caso qualcuno stesse seguendo il programma attraverso DJ TV, volevo far inquadrare alle telecamere questa bella, bella fotografia, una foto vecchia di 20 anni, okay, in cui si vede la faccia di una persona coperta dalla cuffietta da nuoto e dagli occhialini, ma le mani si riconoscono perché sono sempre le stesse, e forse anche lo stesso l'orologio. Purtroppo ce l'ho ancora, ma non lo posso usare. Lo stesso orologio di Osama Bin Laden, sì, esatto, perché si è piegato un po' la cassa e quindi entra acqua. Però... Cosa stai facendo in questo caso? Ti stai reinserendo la clavicola? No, allora, 20 anni fa, apro una parentesi, però 20 anni fa, nel 1992, con quel gesto lì, un semplice gesto, però guarda, c'è tutta una vita lì dietro, sì. Iniziavo il Deca Ironman. Il 7 dicembre del 1992, esattamente 20 anni fa, io partivo per fare 38 chilometri a nuoto. No, non posso. 1800 km in bici. Sì. E poi li ha fatti. E 400... In qualche modo. E, no, e 420 km a piedi. La Mexican Ten. Peraltro, apro una parentesi: se la DJ Ten si chiama così, è perché io ho rubato il nome a questa dalla gara. Mexican Mi è venuto in mente la perché Mexican Ten. Perché ha regalato la maglietta. Io ho questa bellissima maglietta, ricordo che è il massimo che posso avere. Ho detto, cavolo, il Mexican Ten era un bel nome. Facciamo allora, DJ Ten. Allora, 38 km a nuoto? Cioè, così. Sì. No. Nuoto. 38 nuoto. Quale vi fa più paura, vi chiedo? 38 nuoto. Lulu, puoi rispondere anche tu. Fra le tre frazioni, tu che sei una abbastanza equilibrata, fra i 38 a nuoto, i 1800 i bici, ma e 420 a piedi. Nuoto. Io i 420 a piedi, pur non sapendo quasi nuotare. 120 a piedi? 420 a piedi l'hanno fatto tutti i nostri nonni, ti ripeto ancora, quando tornavano dalla guerra. 1800 di bici e 38 a nuoto. Molti venivano internati. Però ho capito, io ti ricordo sempre che mio nonno è tornato da Roma a Cosenza a piedi. Dopo la guerra si è tornato come? A piedi, 19 giorni. Avevi anche il tempo limite, mi sono abbassato di 2 centimetri, però poi ti abbassi di 2 centimetri, col tempo, se i dischi si schiacciano, sono fatti di liquidi. Ma 38 nuoto, okay. Va in Croazia, ma non so come dirti. Cambiamo argomento. Allora, l'altra cosa bella sulla bicicletta che è successo negli ultimi, diciamo, 30 anni, 40 anni quasi, 38 diciamo anni. Dal 76, 1976, ok, andiamo nel 1976, andiamo in una contea, la contea di Marin, andiamo a San Francisco, faccio sognare, figli dei fiori, e questi erano figli dei fiori, un po' come te. Andavano a cercare la canapa prima di fare il presentatore. Sì. Tu sei mezzo autore, mezzo presentatore. Mezzo uomo. Tu sei mezzo anche. Corridore, mezzo direttore. E mezzo. Io sono mezzo uomo e mezza bicicletta uomo, ricordo. Hai un minuto e mezzo. Vai. Erano San Francisco. San Francisco, contea di Marsi. Il Ripec si chiamava. Era una gara in discesa che loro facevano con delle biciclette scombinate. Prendevano delle biciclette normali e venivano giù dislivelli di 700-800 metri, 40-50 km all'ora. Spaccavano le biciclette, si spaccavano, si fratturavano, tornavano a casa e rimbottivano il freno, perché era un freno a tamburo, con il grasso. Quando hanno deciso di fare questa gara, si sono scassati tutti. È rimasto solo Alan Bond. È stato il primo e unico che ha finito questa gara. Il secondo, sai chi è stato? Chi è stato, uomo? Ariel, il suo cane. Fantastico, hanno inventato la mountain bike. Questi figli dei fiori hanno inventato Tom Ritchie, Gary Fisher, Charlie Kelly, John Breeze, hanno inventato la mountain bike. Ovvero il vincitore, come si chiama il vincitore? Alan Bond. Alan Bond. Fantastico.
da lì è nata una bicicletta che è la rivoluzione. 30 secondi, come si fa a pedalare con il freddo, uomo? Come si fa? La cosa più importante con la da neve, proteggere. Con la neve, ma voi freddo. Non vi sai quelli che ti suonano, che si lamentano? Sì. Voi dovete essere più forti perché loro stanno al caldo, loro sono nelle loro scatole. E invece voi? E noi al freddo, davanti. Dicono che rallentiamo il traffico noi ciclisti. Noi ciclisti non rallentiamo il traffico. Noi ciclisti siamo il traffico.